Eccoci buonasera, Riccardo Chiarini. Buonasera, siamo a... Sostituisco la papà. Non sono insomma, non sei lei, biondo, però sono non biondo, sei biondo, un po' biondo, poi io biondastro, però va bene, Barbara, beviamo la tua salute, degli ottimi vini. Sì, stasera abbiamo una vecchia conoscenza, abbiamo fattoria di Piazzano, che ci lega tanti anni di collaborazione, fin dai tempi dei nostri primi eventi in Piazza Pitti, con il Florence Wine Event. Quindi si parla del 2006, insomma, la fattoria Piazzano è un'azienda importante dell'Empolese, una famiglia storica, un'azienda storica nel senso che la famiglia Bettarini ha questa fattoria da sempre. Poi dopo la Michela dirà tutta la verità. Zona del Chianti e poi anche altre chicche fanno un ciliegiolo buonissimo, un rosato, due bianchi, la bollicina, vari Chianti superiori, vari blend, hanno un catalogo molto ampio, completo, ma tutti i vini di qualità, fanno anche la Syrah. E allora sono tutti i vini che noi scopriremo, sì. Li trovate tutti da Vineria Moderna, sì. In via Arnolfo 13 A sotto, sì. Portici. Sotto. Ovviamente siccome noi stiamo facendo il video suona, non succede, certo. Tutto, ma questo è un classico. Sì, c'è stato il silenzio totale fino a un minuto, esatto. Fa. Esatto, e ora con questo bel rosé che abbiamo nel bicchiere. Questa è la novità, la Colombana. La Colombana. 100%. Che è fantastica, io l'ho già sentita, sì. Ma ora andiamo da Michela a farci raccontare qualcosa. Ciao! Cosa ci hai portato oggi qui a Vineria Moderna? Allora, oggi ho portato poche cose. Ho portato i due bianchi nuovi, l'annata 2021 del Pratile, e il nuovo Frutti d'Oro, che è una colombana in purezza. Poi ho portato il nuovo rosato, sempre una 2021, Messi d'Oro, che quest'anno, a differenza degli altri anni, diventa un vino ottenuto da uve di Sangiovese, come sempre, con una piccola percentuale di Merlot. Gli anni scorsi, vi ricordate, c'era un po' di ciliegiolo. Poi ho portato, ho voluto andare sulla tradizione proprio del Chianti, ho portato il nostro Chianti superiore, il Rio Camerata, annata 2019, e poi ho il ciliegiolo in purezza, che è un altro nostro vino molto particolare, sempre una 2021, un ciliegiolo fresco, allegro, intrigante. E per chiudere in bellezza e con dolcezza il nostro Vinsanto, l'annata 2009, che dice essere il miglior Vinsanto d'Italia. E noi, con gli altri, non io, però. Siamo tutti qui a Vineria Moderna, curiosi di andarci ad assaggiare. Grazie Michela di averci portato anche questo sprint di primavera, perché abbiamo assaggiato per ora, esatto, dei vini adatti, giustamente. Vista la giornata, 24, esatto, gradi, esatto. Facciamo l'aperitivo estivo noi. Fantastico, grazie. Grazie a voi.